Buona serata, cari amici. Bene, non ci vediamo e non ci sentiamo da giorni. Ma ecco, ritornata in voga questa bella immagine di copertina del video, una schedina, insomma, non so dire nemmeno quando, sicuramente io ero piccolino. Comunque, a parte tutto, parliamo di calcio attuale, ovviamente, dei turni di questo fine settimana di calcio maschile, Serie A e Serie B. Partiamo ovviamente dalla Serie A, che si dipanerà in questo turno dal 5 al 7 di febbraio. Partite con appunto i miei pronostici, che ho scritto anche qui sul quaderno. Allora, Roma-Genova domani alle 15. Per me segno gol. Inter-Milan alle 18. Beh, io sono milanista, simpatizzo anche per l'Inter, comunque anche qui confermo segno gol. Fiorentina Lazio alle 20:45 domani sera, under 3,5, quindi da 0 a 3 gol. Lancio match dalle 12:30 domenica 6 febbraio, Atalanta-Cagliari gol. Bologna-Empoli alle 15 under 3,5. Sampdoria-Sassuolo sempre alle 15:1. Venezia-Napoli alle 15, non me ne volete, cari napoletani, ma insomma, visto che sono appunto milanista, magari vi abbono il pareggino, ma mi raccomando, non vincete, vabbè, sto scherzando. Poi alle 18, dopo le tre partite delle 15, Udinese-Torino, segno 1x per me alle 20:45. Juventus Verona, vado collissimo over 1,5, quindi che va da 2 a più gol. Si conclude lunedì 7 febbraio alle 20:45 Salernitana Spezia, e qui vado con un bel 1 fisso. La classifica al momento vede praticamente in testa, anche se è da recuperare una partita, l'Inter a 53 punti, 53 gol fatti, 17 subiti, 16 vinte, 5 pareggi, una persa. Seguono Napoli e Milan a 49, stesse vittorie, stessi pareggi e stesse sconfitte. Le uniche differenze sono per il Napoli 43 gol fatti, 16 subiti, per il Milan 47 gol fatti, 25 subiti. Chiude al momento, perché il campionato è ancora lungo, l'Atalanta, quarto posto, 43 punti, ma con una gara da recuperare. Quindi 12 vinte, 7 pareggi e 3 perse. Seguono, anzi, segue proprio lì vicinissima ad un punto la Juve, quinta appunto a 42, la Roma è sesta a 38. Seguono per un posto al sole, diciamo, la Fiorentina, Lazio a 36, Verona 33. Torino 32, Sassuolo 29, stessi punti anche l'Empoli, Bologna 27, Spezia 25, Udinese 24, ancora un pochino in zona salvo la Sampdoria 20, mentre trema un pochino Venezia 18, zona retrocessione. Cagliari 17, Genova 13, chiude la Salernitana a 10, che leggo qui un punto di penalizzazione, decisione della federazione. Quindi insomma è chiaro che per esempio il mio segno dell'uno fisso della Salernitana vuol far sì che insomma almeno arrivi a 13 punti la Salernitana. Quindi poi dopo questo turno di campionato, vediamo un po' il prossimo quando sarà. Il prossimo, ecco qui, nel weekend 21, 12, 13 e 14 di febbraio.
Ora passiamo invece alla Serie B. Serie B, le partite 5 e 6 febbraio. Alessandria Pisa alle 14, Vermè 1x, Benevento Parma, stesso orario x2, Como Lecce, under 3,5, Cosenza Brescia, over 1,5, Crotone Cittadella 1x, terminano le partite delle 14 con Ternana Regina 1x, alle 16:15 Frosinone Vicenza x2, alle 18:30 Ascoli Perugia over 1,5, alle 16:15 domenica Cremonese Monza under 3,5, stesso orario Pordenone Spallo 1x. Situazione della Serie B: Lecce prima a 40 punti, 11 vinte, 7 pareggi e 2 perse, 34 gol fatti, 17 subiti. Segue il Pisa ad un solo punto di distacco a 39, terzo il Brescia a 38, Benevento 35, Cremonese 35, 6 punti, il Monza, Frosinone 34, Ascoli 32, fuori dalla zona playoff Cittadella 31, Perugia 28, Como 26, Parma Ternana 24, Regina 23, Spal 22, zona playoff per non retrocedere Alessandria 20, Cosenza 17, retrocessione diretta. Crotone 13, Vicenza e Pordenone 11. Ecco qui per esempio come anche alla Salernitana in Serie A, al Pordenone do fiducia seppur con la copertura 1x. E vediamo qui se anche la Serie B il prossimo turno verrà giocato nel prossimo fine settimana. Ebbene sì, 12 e 13 di febbraio. Poi vedo un turno infrasettimanale che presumo forse anche la Serie A dovrà fare. Bene, a me non mi resta quindi che salutarvi. Questa era la presentazione più, tra virgolette, pronostici barra schedine, se così vogliamo chiamarla, da parte mia di questo fine settimana di Serie A e Serie B. Noi ci vediamo alla prossima occasione. Ciao!